Benvenuti. Allora, nel video precedente abbiamo visto come inserire un simbolo, quindi che poi nelle strategie sarà il sottostante. E abbiamo inserito il future euro-dollaro su scadenza marzo 19. Adesso vediamo come associare adesso la catena dei future, in modo tale poi che nelle strategie in opzioni vengano fuori tutti i future che sono di scadenze successive, per fare hedging. E per fare operazioni direttamente. Quindi si tratta di selezionare lo strumento New Future Chain. Allora, come sappiamo, l'euro-dollaro ha sia il future size che il mini che il micro, quindi andranno inseriti tutti e tre in modo distinto. Inseriamo prima il micro che ha come point value 12.000 e 500. Il lotto è sempre 1, tant'è che sotto un future c'è un future. Il mercato è sempre SMI FX Future and Option, la valuta è in dollari e il tick è 0,301. Diamo ok. E sotto il future marzo 2019, eccolo qui, abbiamo creato il micro, cioè il future che ha point value 12.500. Ora andiamo ad inserire quelli che sono i simboli per collegare questo future. Quello di bar chart lo saltiamo perché non essendo un broker operativo non ci servirà poi per effettuare delle operazioni. Quindi passiamo direttamente a IB. Allora, il simbolo di IB è, come ripeto ancora, come detto in precedenza, si può trovare dal contract details direttamente dalla TWS ed è M6E. Il mercato è Globex, questo l'ho saltato, il moltiplicatore 12.500 e diamo OK. Ora il future è collegato correttamente. Per il Qbank invece abbiamo la Quick Trade, diciamo, permette di trovare direttamente i future da un elenco fornito da lei stessa. Quindi possiamo cercare direttamente il future, come ho detto, è quotato su Globex. È un future, non è un future su Stoxx. E quindi qua cerchiamo quello che è il micro euro-dollaro, che Eubank chiama Emicro EC. Se non trovate il future da associare che vi interessa, fate refresh con la piattaforma collegata e viene scaricato l'aggiornamento dei future disponibili. Su Banca Sella non è presente il future micro. WeBank ha la stessa funzione di WeBank, quindi ha una lista dove ci sono dentro tutti i future. E noi andremo a cercare il micro euro-dollaro e diamo OK. Quindi abbiamo creato la catena col point value 12.500. Aggiungiamo ora la catena del mini euro-dollaro, che quindi ha come point value 62.500. Il mercato è sempre quello del SMI. Valuta euro-dollaro e il point value è 0, il tick, scusate, è 0,301 e diamo OK. Quindi adesso sotto il future euro-dollaro di marzo verrà creata un altro gruppo, diciamo, di future, che è questo qua, 62.500 di moltiplicatore. Allora, il simbolo di lì è E7, il mercato è il mercato Globex, il moltiplicatore è 62.500, la trading class possiamo lasciarla vuota. Per vedere se quello che stiamo facendo è corretto, abbiamo anche il pulsante test settings. Cliccandolo ci viene richiesta la connessione al broker. Nel nostro caso stiamo provando con Interactive Broker, quindi possiamo selezionare Interactive Broker. I parametri APB e IBPort vanno lasciati così come sono, mentre il client ID va modificato nel caso in cui ci sia Bitrader già connesso alla TWS. Di base noi abbiamo
diciamo, lo colleghiamo con l'ID 1. Quindi va messo semplicemente un numero che non sia 1. E diamo ok. Adesso viene fatta la richiesta. E appare la lista dei future come moltiplicatore 62.500 che è disponibile. Questa, la finestra che avete visto in precedenza informava dei limiti che ha la TWS di connessioni, perché è un po' delicata per via delle richieste, bisogna solo fare un po' di accortezza. Comunque quella finestra lì viene fuori anche ogni volta che viene avviato Btrader per sicurezza, insomma. Andiamo poi ad associare anche la catena per i VBank. Abbiamo detto che è sull'Obes e quindi andiamo a cercare il mini euro-dollaro. Eccolo qua. E diamo ok. Su banca sella non c'è e WeBank, come i VBank, fornisce una lista e quindi andiamo a cercare la lista mini euro-dollaro. E l'abbiamo messo dentro. Manca il future size, quindi creiamo una nuova catena di future che questa volta ha point value 12.500, mercato sempre il CME, quotato in dollari. Attenzione che questa volta il tick è diverso, non è 0,301 ma 0,4065. Vediamo ok. Bene, come visto in precedenza, andiamo di nuovo a inserire i parametri che sono, ripeto, disponibili sui broker, nel caso di IB che stiamo inserendo adesso, facendo il tasto destro sul contract details direttamente da una watchlist della TWS. Qua andiamo a cercare il future euro dollaro, FX, eccolo qui, dall'elenco. E per WeBank andiamo a cercare anche qua. Euro dollaro. Ok, e allora adesso abbiamo codificato la catena dei future per l'utilizzo poi nelle strategie in opzioni. Vi ripeto che non è necessario codificare tutti i broker, codificate solo.